Ragazzi, benvenuti e bentornati su Persona 4 Golden. Ci siamo, ragazzi. Questo era l'ultimo... L'ultimo piano. Siamo arrivati alla boss fight finale. Non del gioco, ma finale del piano, ecco. Ora, volevo un attimo... fare mente locale e capire gli oggetti che avevo. Insomma, per caso devo registrare delle persone o delle abilità? Da consegnare non ce l'ho. Ci sta, non ce l'ho. Magari potremmo provare a fare una fusione per prepararci alla boss fight, magari qualcosa che... qualcosa che possa... aiutarci. Vitala, Fenice, Shesai, Matador. Ma forse ci conviene cercarle? Jack Frost, Sarasvati? Refrost, ma livello troppo alto. Siamo a livello 18. Titano, Silfide, Petano, Anubi decisamente troppo alto. Amenusume, Media Magaru, Ama. 15 di magia e 15 di forza. No, Fo è fortuna, non è forza. FR, forza. Debole al tuono. Non riceve danno da vento e da... non è oscurità, è... non mi ricordo come si dice. Solo che questa è a 3. E servirebbe Yaxini, Arcangelo e Eligor. Yaxini noi ce l'abbiamo, giusto? Sì. Io devo un attimo rivedere le persone, ragazzi, da un po' che non gioco, perché... Yaxini, Mabuffo, Mozzabraccia, Racunda e Dia. Sarebbe un peccato buttarla. Ecco, magari... vabbè, Arcangelo potrebbe servirci, perché ce n'ha un botto. Però Anzu forse... fa anche di più. Izanagi ormai... boh. Orobas... vediamo un po'. Troppo alto. Normale, invece. Eligor. Titano. Silfide. Noi possiamo fare soltanto quelli di livello 18, quindi c'è meno zoom che sarebbe interessante, però gli Axini non mi va di fonderla in realtà, perché mi sa che è femmina. Sarasvati, Arcangelo, così Teligor. Arcangelo. Così Teligor. Ecco, Arcangelo già potrebbe andare via. Bocca da fuoco, patra, potenza, elettricità, schiva elettricità, Ama. Però c'ha Ama. Ma non dovrebbe essere un problema in realtà, perché tanto possiamo farla imparare Ama a qualcuno. Dovremmo averla tra le carte abilità, in teoria. Ce l'abbiamo. Costa pure tanto. Allora, molto che vedete pure quanto ci costa la fusione, perché mi sembra... no, non costa la fusione, che dico. Quindi abbiamo visto Sarasvati, no? Ecco, non con gli Axini possibilmente.
Izanagi no, così Teligor. Ecco, siamo questi. Possiamo ereditare ben 4 abilità, quindi al massimo gliela ereditiamo Ara. Ama. Immune al ghiaccio, sì, immune al freddo, al ghiaccio e debole al vento. 16 magia. Agilità 13, forza 10, fortuna 10, dai. Possiamo meglio 19, recupero 2. C'ha media Mabufu e Patra. Quindi, rimessa nel livello di HP del gruppo. Da una ghiaccia leggera, tutti cura panico, pure fuori un alleato. Allora, gli mettiamo Ama, assolutamente. Danno un avvento leggero, no. Panico a un nemico, furia a un nemico, rivista allievamente gli HP di un alleato. Rivista un nemico, mentre rivista di un alleato, scrivete città a provisione. L'avversario riceve un quarto di mese. Sono deciso qui. Ci sono divisioni di un nemico per 3 turni. Aumenta la divisa di un alleato per 3 turni. Porto di pesi, oddio, senza c'è panico. Guarda, facciamo panico e potenzia panico. E poi una cucacia succunda. Forse schiva elettricità potrebbe essere comoda. Dai. Eccolo qua. Sarà svati, farò del mio meglio per aiutarti. Abbiamo il rango 1 con la cosa della papessa. Chi è che ci ha dato il legame della papessa? Neanche mi ricordo. Con Sarasvati che fusioni possiamo fare? Domanda. Qui c'è Principato, ma è livello 19. Con gli Axini e Orobas. Sarebbe interessante quella. Vitala, Anzu, Orobas. Andiamo per livello, però. Mukoi. Ok. Previsione fusione, parla. Non devo registrarla, la persona già me la registra quando faccio la fusione. Ok. Allora, avremmo fatto la cosa giusta? Prima Yaxini, Anzu, Izanagi, Orobas e Sarasvati. Allora, devo un attimo vedere. Devo fare un attimo mente locale. Lei c'ha Mabufu. E ok. Lui c'ha Garu. E anche Magaru. Lui c'ha Zio. Lui c'ha Agi e Mabufu. Ok. Gli attacchi elementali ce li abbiamo tutti. Quindi siamo a posto. Facciamo un salvataggio. Salvo nel 2. Nel caso io volessi tornare indietro e cancellare questa fusione. Andiamo, dai, andiamo a cercare Kanji. E poi potremmo anche farmare, però non so se sia il caso. Intanto vediamo com'è il boss. Poi in caso sì, ci metteremo a farmare. Ah, sento la presenza di Kanji.
Deve essere dietro a questa porta. Vuoi aprire la porta? Andiamo.人を騙すのも自分を騙すのも嫌いだろ。やりたいことやりたいって言って何が悪い。それとこれとは僕は君のやりたいことだよ。違う。女は嫌いだ。偉そうでわがままで怒れば泣く。陰口は誘致くる試す化ける。 Quindi la sua omosessualità nasce da un ripudio verso le ragazze, per come lo trattano. Io spero che la situazione non si risolvi col fatto che allora le ragazze non sono tutte così, ok, allora ridivento etero. Se vuole essere omosessuale lo può essere. Spero non si risolvi così la situazione. Vabbè che era il 2012, però non era 1970, ecco, quindi diciamo che forse sicuramente erano un po' più aperti riguardo l'omosessualità, credo. Non credo si risolverà in quel modo, ragazzi. Anche perché stiamo parlando comunque di persona. E non credo lo farebbero mai.男がいい。男のくせにって言わないしな。そうさ。男がいい。ざけんな。てめえ、人と同じ顔してふざけやがって。君は僕。僕は君だよ。分かってるだろう。E mo è il momento fatidico, lui dirà no, io non sono te e si trasformerà. Vediamo. Cigaru. 違う違う! てめえみてのが俺なもんかよ! E infatti. 僕は君。君さ! Kanji-kun! Minna! Che cosa è diventato? Un bouquet di fiori? Un po' mostruoso questo. Ma bellissimo! Vale va kage. Shinnaru vale. Boku wa jibun ni shoujiki nan da yo. Dakara sa. Jama na mon ni wa kiete morau yo. Kore Kanji-kun no honne nano? こんなの本音じゃねえ。立ち悪く暴走しちまってるだけだ。もう君らには関係ない。消えてもらうって言っただろ? Ok, allora. Io andrei dritto a uccidere gli scagnozzi prima, i minion. Dobbiamo subito provare Sarasvati? Vabbè. Vado di attacco normale e voglio vedere quanto gli tolgo. Ok. Proviamo di affondo. Sono comunque duri ad andare giù, eh.
Sì, è il caso di uccidere prima gli scagnozzi, infatti, che sennò lo buffano. Noi abbiamo... Cos'è? Paura? Panico? Ah no, è veleno! Oh Gesù! Presto per usare media, quindi noi ce l'abbiamo. No. Ah sì, te Dokudami. Però paura che sia presto per usarlo. E poi dopo un po' il veleno se andava via da solo, se non sbaglio. Dai, un media lo possiamo usare. Poca vita. Beh, attacco normale. Tipo a posto solito a 32 tempi. Ok. Possiamo farcela. Presto per dirlo, ma... Bene. Non so se è il caso di usare impalamento, quindi vado di attacco fisico. Madonna, 84! Fondo lo possiamo fare. Persona. Oh no. Allora, dovremmo averlo la roba per curare Furia.
Patra. Ah, vedi, lei c'ha me patra. Questo è buono. Buono a sapersi. Però per il momento mi sa che conviene curarla a Cie piuttosto che... Allora, allora, cambiamo persona, ci serve una persona un po' più fisica. Guarda, gli Axini va bene perché c'ha mozzabraccia che mi piace molto. Scusate se parlo poco, ragazzi, ma mi sto concentrando. Allora, 238, quindi possiamo pure fare un impalamento. Cosa che non lo uccidiamo. Yes! No, sperando che non li faccia respawnare. Che palle. Abbiamo un oggetto. Abbiamo il sedativo. Arigato. Oh, tocca pure a lui. Utilizziamo il sedativo. Arigato. Persona. Oh oh. Madonna. Bravo. No, vogliamo provare ad attaccare lui piuttosto? Attacchiamo tutte e due, non lo so. Però c'è ancora la difesa alta. La difesa potenziata, quindi. Oh, ma che palle! Non sto capendo. Che palle, oh.
tutto mentato. Posso provare ad attaccarlo normalmente? Oh, meno male. Meno quello. Capito. Non ce l'ho qualcosa che mi cura le vertigini. Così. Meglio può servire per sicurezza. Beh sì, perché Yosuke c'ha 88 di vita. Me l'ho scordato. Che letto l'attacco che ha fatto. Ragazzi, nel senso, forse è il caso di che palle, ho sbagliato. Forse è il caso di mettersi a farmare. Perché non credo che ce la facciamo così. E allora continuiamo dal primo piano. Iniziamo dal bagno numero uno. Però stavolta non taglio, ragazzi. Questa è la prima volta che farmo in un JRPG senza tagliare. Perché comunque, secondo me, ci sta. È più interessante vederli i combattimenti. Anche perché comunque, fortunatamente sui personaggi sono divertenti rispetto a magari i JRPG un po' più datati. Come lo gioco che sia, poi. Loro a che cazzo erano deboli? Loro hanno deboli ama. O sbaglio. Ho sbagliato. Non erano deboli ama. A Magaru. E quindi al vento. Vai vai. Oh, la mano arcana sarà fondamentale perché gli serve esperienza. Assolutamente. A posto. Non è più che una carta in mano diventa una carta arcano. Sperando che questo non diverti. Sti cazzi. È pure di rango 3, quindi io me la prendo e basta. Qui siamo al piano 1, quindi manco guadagniamo tanta esperienza. Loro erano deboli, eh? Proviamo.
勝負ペルソナくそ倒れねえ敵は3体気合で乗り切るクマ forse a buffo erano deboli 決めるふっ残り2Questa è la prima volta che vediamo il colpo Yosuke. Ok. Potenziamo Sarasvati che dubito che la potenzieremo, che la fonderemo nell'immediato futuro. Ce l'abbiamo le chiavi? Oh, questa è rossa di persona. Sì, di persona. Di ombra. Quindi vuol dire che sono più tosti loro. Bestia di Nisam. Dubito che Ama gli farà qualcosa. Perché ho attaccato lui? È nel panico addirittura. Bene. Bene, bene, bene. Andiamo di chiave forziera. Vuota la fiamma. Ma se già ce l'abbiamo. Allora. Loro non me li ricordo proprio. Forse Ama, dato che sono sbirri corrotti. Però non sono deboli Ama, eh? Manco a Garo. Adagi. Bene. Avete incontro tra le carte abilità di senza persona sua e di senza persona. Ci serve più esperienza, dobbiamo salire. Perché in questo piano ne stiamo guadagnando veramente poche. Dove saranno le scale? Ma tra l'altro, mo che siamo partiti dal primo, dobbiamo rifarci tutti i piani? Tutte le volte? Oh oh. Questo è un po' un problema. Uccide l'anima. Bravo, girati. Questa è pure rossa, quindi. Sempre loro. E dai che sei morto, su.
che culo. Che culo. Eppure il critico. Vai. Niente mana arcana e niente livello. Non siamo soli. Incredibile. Per sbaglio ho rifatto SOS, quindi io mica mi ricordo se era Mabufu. Ma è possibile? Questa è una nuova persona, Obarion. Ah, prendiamola, dai. Bene. Dobbiamo andare qui? Boh. E siamo arrivati al livello 20, ragazzi. Io direi che possiamo fermarci qui nel farming, perché sono quasi tutti a livello 20. A lui quanto manca? 532 e lei 175. Attacco furioso. Possiamo fermarci qui, ragazzi. Quindi, usciamo dal dungeon. E penso che possiamo permetterci di saltare un giorno, di tornare a casa e poi riandarci domani qui, giusto? Penso di sì. Intanto andiamo a registrare le nuove persone. Ammesso che ce l'abbiamo. Sì. Registriamole tutte. Poi diamogli schiva elettricità. Allora, io un po', perché ho ottenuto Obarion. Giusto? Sì. Obarion e Oberon fanno Mokoi. Possiamo pure fare Andras. Però gli Axini non vorrei fonderla. Orobas fanno Silfide. Vetala. Vetala c'ha 17 forza. Tocco del male. Sostucchia. Paura al nemico. So che è proprio un nemico. Dio. Debole al fuoco, resistente al vento, resistente all'oscurità. Sono triangolo. Scisa, Ares, che vanno qua, dove sono troppo, il livello è troppo alto. Allora vediamo Andras, Media Mazio o Mazio, pure lui sarebbe interessante, Andras, peccato che non abbiamo
niente con la luna, cioè non abbiamo il, come si dice, affinità. Gurulu, questi sono interessanti. Anzu e Sarasvati, fatti. Yaksini, bocca da fuoco e auto Tarukaja. Che vuol dire auto Tarukaja? Tarukaja automatico inizio battaglia. Quindi è passiva questa. La fa da solo. Danno fisico leggero a un nemico. Chance di silenziamento. Beh, non sarebbe male, eh. Anche principato. Ama. Doppio colpo. Hanno visto già un nemico due volte. Mamma, luce chance mia, uccide tutti i nemici. Erediterebbe tre abilità. Rango affinità 3. Però con la finisce abbiamo rango affinità 5. C'ha 20 agilità. Garura, danno un aumento medio a un nemico. Danno una fuoco leggero a tutti i nemici. Doppio colpo a livello 22. E 4 abilità da ereditare da Anzu e Sarasvati. Vorrei un attimo vedere Anzu e Sarasvati. Perché Sarasvati era bella tosta. Mentre Anzu. Garo. Sarasvati e Mabufu. Piccione scisa. Ma facciamola, dai. Allora, ci abbiamo Garula e Maragi. Ok, quindi il danno da vento e il danno da fuoco ce l'abbiamo. Non abbiamo il danno da ghiaccio. Ereditiamolo. Chance mio uccidere. A me è muto, mi sa che me li prendo, ragazzi. Patra, me patra pure sarebbe. Allerta. No, aspetta. Ma buffo no. Ama e muto me li prendo. Me patra. E forse anche media. Riduce le chance di subire imboscate. Quindi pure questa è passiva, per esempio. Schiva elettricità non sarebbe male, dato che abbiamo visto che comunque fa dei danni elettrici il boss qui, quindi. Però schiva elettricità la possiamo comprare, per esempio. Subire imboscate. Pure un nemico, panico un nemico. Mettiamo meglio, dai. Una modesta quantità di potere, vai. Sono felice, sono qui per servirti. Sperando di star facendo la cosa giusta, ragazzi. Che non lo so. Bene. Doppio colpo appreso.
15 da 1 ha preso. E poi c'è schiva ghiaccio. Bene. C'è Nubi. Vabbè, ma vedi che mo con Fenice possiamo fare un bel po' di cose. Solo che è presto. Che ancora non siamo di livello adatto. Possiamo pure fare Garulu. Yaxini e Orobas. Però mo, un attimo. Non so se sia il caso di fare pure questo. Però ci abbiamo affinità 1, quindi non lo so. Non credo. Per ora ci va bene così. No, ho sbagliato. Giusto? Con Fenice, Izanagi, Orobas, Yaxini. Tipo Orobas. Yaxini, mossa bracciare con la dia, ma buffo. Ma... a me non è che mi dispiace questo Gurulo a questo punto, perché comunque Yaxini... Oberon del tutto inutile. Yaxini penso si possa fare. Per Orobas. Comunque noi Orobas ce lo tenevamo per Aghi. Solo che essendo che il danno da fuoco ce l'abbiamo qui, e abbiamo anche il danno da ghiaccio con Fenice, giusto? No, non ce l'abbiamo il danno da ghiaccio. Lo reditiamo. Dai, facciamolo, ragazzi, facciamolo. Gurulu, vai. Allora lui c'ha bocca... aspettate però. Trocaccio automatico, inizio battaglia e... danno fisico leggero al nemico, chance di silenziamento. Ok. Perché lui c'ha forza 16. Quindi... schiaffo esterico. Io erediterei... quelle che fanno danno fisico, tra l'altro. Danno fisico leggero al nemico 2 volte, chance di paura. Stavolta un'ottima resistenza e debolezza, ok. Mozzabraccio lo faccio. Anche schiaffo esterico, mi sa. Non c'è Mabufu. Ok. Aumenta la chance di infliggere panico, la doppia visione contro gli attacchi di ghiaccio. Bruciare difesa del nemico per 3 turni. Forse Dia possiamo mettere. Dia e potenzia panico. Dovremmo già ottenere poi l'abilità crescita in teoria. Dovrei mostrarmi la tua determinazione. Yes. Bene. Ragazzi, direi che siamo a posto. Possiamo fare Regina Mab. Con Fenice e Gurulu. Narciso. Fenice Obarion. Vitale, Yaxini. Va bene. Per ora va bene così, ragazzi. Oggi è un episodio un po' così di... lasciati parlare un po' delle richieste d'aiuto. Prima di tutto devi sapere che ci sono molti altri mondi simili, ma diversi da questo. E in quei mondi vivono tanti altri te, che però non sono davvero te. Non capisco bene neanch'io. Tuttavia, quando sei in pericolo nel mondo della TV, puoi inviare una richiesta d'aiuto ai te di altri mondi. E se uno degli altri te risponde al tuo appello, riceverai un potenziamento. Mandare richieste d'aiuto non costa niente, quindi perché non ci provi?
Se vuoi che ti spieghi tutto da capo, non hai da chiedere, ok? Vedi il registro aiuti. Eccolo. Proteggi il registro. D'aiuto andiamo, tutti resisti. D'aiuto andiamo, tutti resisti, cosa? Che devo fare quindi? Niente. Ok. Allora, dicevo. Non dobbiamo registrare le persone perché tanto le registra in automatico. Una puntata un po' così perché, ragazzi, ci dobbiamo potenziare per affrontare la boss fight finale. Quindi io direi che prima di salutarci andiamo a vedere un attimo. Salvo qua. Botte slot, ragazzi, perché nel caso io abbia fatto delle cazzate a fare queste fusioni, salvo qui. E andiamo, usciamo a questo punto. E tanto penso che possiamo permetterci di stare a casa un giorno, no? Un attimo, controllare le previsioni del tempo. Da giovedì ci aspettano piogge che potrebbero proseguire fino al weekend. Però vedi che non c'è poi la nebbia. Qui c'è il sole. In teoria, giusto? Non dovrebbe succedere niente di male. Spero. C'avevamo qualcosa da leggere? Ah, ok, non posso farlo. E vabbè, andiamo a dormire. Per oggi le lezioni sono finite. La nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia. Devi prepararti ad agire. Ok. Vediamo di fare qualcosa prima di concludere l'episodio. Allenamenti di basket. Sul tetto ci sarà CIE? No, non c'è. Dov'è CIE? Che in classe non c'era. Qui c'è Yukiko. Però non voglio passare del tempo con Yukiko, voglio passare del tempo con CIE. Lasciamo la scuola. Magari si trova la zona commerciale. Esploriamo. C'è Marie. Tra l'altro andiamo pure dal fabbro. Vediamo se abbiamo degli oggetti da vendergli. Bene. Marchio magico. Basta. Come eravamo messi ad armi? Penso che eravamo messi abbastanza bene. L'armatura. Minchia. L'armatura siamo messi un po' male. Però non possiamo comprargliela a tutti. C'è il cantitaglio. Siamo alla ricerca di CIE, come al solito, perché non si trova mai, oh. Incredibile sta cosa. Dubito che sia al tempio, al santuario. Infatti non c'è. Sarà la banchina del fiume? No. Qui non c'è un gatto.
fuori casa mia dubito che ci sia. Nei grandi magazzini? No. Ma facciamo che per oggi andiamo a... vediamo se possiamo aumentare il nostro coraggio. Lo speciale di oggi è il set Chow Mein. Aspettare questo piatto aumenterà la tua diligenza. No, non mi serve la diligenza. Possiamo comprare roba da piantare invece? Che mi farebbe comodo. No. Perlina rigenerante. Vendo un cazzo che di utile, in realtà sì, però costa troppo. Ma dove li vendono i semi? Una cosa che non capisco. Che ha fatto la gente oggi? Club sportivo, scuola il tempo con Maria, con Yukiko. Queste tre cose basta hanno fatto. Dritto a casa, rapporto alla volpe. Allora, io devo vedere un attimo una cosa. Yukiko è la papessa. Ma sì, passiamo del tempo con Yukiko, anche perché potenziare l'affinità sociale con lei potrebbe darci dei vantaggi in battaglia. Ehi, se siete d'accordo, perché non facciamo una pausa per oggi? Meglio riposarsi per impegnarsi di più il giorno dopo, invece di strapazzarsi quotidianamente. Non credi? Senti che il tuo legame con Yukiko sarà forse da presto. Vai. Di fronte alla libreria Yomenaido. Sembra che Yukiko abbia comprato un libro sulle certificazioni lavorative. Meno male, era l'ultimo che avevano. Il sensei me l'ha consigliato perché è pieno di dettagli su diversi certificati lavorativi. Vuoi fare domanda? Proprio così. Yukiko sembra un po' imbarazzata. Nel mondo della TV, l'altra me diceva di non voler ereditare la pensione. Credo che quelli fossero i miei veri sentimenti. Per cui ho deciso di essere un po' più sincera con me stessa. Io mi rifiuto di ereditare la pensione a Maggie. Dopo il diploma lascerò la città. Ecco, l'ho detto. Sul viso Yukiko brilla una luce nuova. Quindi, per poter vivere per conto mio, sto pensando di prendere un certificato. Pensavo a qualcosa sulla falsa riga di una decoratrice di interni. Che te ne pare? Ottima idea. Agganzo, no? Ma è dura, ma ci vogliono soldi per un certificato. E ovviamente non posso dirla a mia madre. Se solo ci fosse un lavoro part-time che possa fare con discrezione. Ricordi che c'erano degli annunci di lavori part-time sulla bacheca nell'area commerciale? Davvero? Andrò a controllare la bacheca allora. Sembra che tu sia riuscito ad aiutare Yukiko. Pervaso dallo spirito di Yukiko, senti che il vostro rapporto si è rafforzato. Bene. Rango 2. Vediamo se può fare qualcosa di nuovo in battaglia. Riesce il cuore di Yukiko e ha rafforzato anche la sua persona. Bene. Mudo. Beh, buono. Buono che ce l'abbia anche lei. Grazie di avermi fatto compagnia oggi. Ero un po' nervosa all'idea di raccontare agli altri come mi sento, ma credo che me la caverò. Hai salutato Yukiko mentre si avviava verso la bacheca e sei tornata a casa. Bene così. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. È il pacchetto kit medico che hai acquistato durante la televendita. Bene. Inoltre hai ricevuto in regalo sticker premio per uno. Sticker premio. Cosa ci dovrei fare? Adesivo dei grandi affari di Tanaka. Spedisci nei tre per avere un premio. Ah, ok. Non possiamo passare del tempo con Yukiko, quindi io direi, ragazzi, di
salvare. Dove salvo? Sul 4 salvo. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto. Come sempre, nel prossimo episodio proveremo a riaffrontare il boss, sperando che vada meglio, e appunto a liberare, non mi ricordo come si chiama. Ciao a tutti ragazzi.